Buonasera e ringraziamo la professoressa Maria Luisa Rastello di essere qui con noi e per noi. Io sono Rita Marini, come vedete da questo biglietto che mi precede, e sono qui per presentarla brevemente. Ci vorrebbe molto per presentarla in maniera giusta, perché i suoi incarichi, i suoi ruoli sono veramente di grande importanza. Io sono rappresentante di un'associazione femminile che si occupa di diritti umani, il Sorottimist International, e abbiamo messo a disposizione della Festa di Scienza e Filosofia le nostre piccole e modeste forze per presentare tutte le donne scienziate che sono qui nella Festa di Scienza. Quindi non tutte, ne presentiamo solamente alcune, ma insomma noi siamo proprio a lavorare per il miglioramento della condizione femminile, per esaltare le qualità al femminile, non femminista, ma proprio per valorizzare la donna nella sua interezza. E quindi ci sembrava che questo ruolo nell'ambito di questa festa fosse giusto. Maria Luisa Rastello è direttore scientifico dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, è un istituto importantissimo per il quale essere direttore scientifico significa avere raggiunto dei ruoli e anche delle tappe, dei traguardi veramente di grande importanza. Ecco, la cosa che mi affascina, che mi ha affascinato in questo titolo, la luce e il colore, tutto questo discorso sul colore è l'avventura delle unità di misura, da quale passato verso quale futuro. E misurare il colore. Io, per mia professione, ho fatto sempre l'insegnante di materie artistiche e conosco il colore, ma non l'ho mai misurato. E allora io questa sera sono veramente molto, molto curiosa di ascoltare questo incontro, di questa conversazione, perché veramente vorrei imparare a misurarlo per quanto l'ho invece usato o insegnato ad usarlo. E i rapporti dei colori tra loro, eccetera, tutto quello che può essere dalla pittura all'esecuzione pratica. Quindi veramente la curiosità mi prende fortemente e io temo spero di doverla deludere, perché l'argomento della misura del colore fu l'argomento di due festival. Allora della però scienza, perché è stato coglievo invece l'occasione che mi avete dato, sì, per incominciare un tour in tutta Italia, per informare su un grande cambio epocale nel sistema delle unità di misura che caratterizzerà il 2018. Quindi quando il professor Mingarelli mi ha proposto di venire di nuovo, era proprio l'occasione perfetta. Il titolo, certo, difatti, è ripreso. Ma faremo una solo io e lei, e sì, parleremo volentieri della misura del colore. Va bene. Perché nasco come ricercatrice, nasco proprio per misurare la luce e il colore, quindi questo è il mio mestiere, sicuramente. E allora ecco, io lascio a lei lo spazio che le compete e ascolto con grande interesse, naturalmente. Buongiorno, grazie per la pazienza. Purtroppo sì, c'è stato un inconveniente sul treno davanti al mio e quindi ho passato circa un'ora e mezza in galleria ferma e sono arrivata in ritardo. Bene. Allora ringrazio per l'introduzione, molto gentile. Effettivamente sono una delle poche donne che occupa un ruolo in qualche modo di rilievo nell'ambito della scienza. E molto spesso la mia presenza è quella che salva l'anima a tutti, perché c'è una donna al tavolo. Cioè, quindi, okay, il quote sono, rosa. Sì, quote rosa. Salva, sì, riesco sempre. Però sono qua in rappresentanza di quei 18 pazzi che a novembre cambieranno il sistema delle unità di misura. In realtà il sistema delle unità di misura cambia per effetto di un accordo diplomatico tra i paesi, ma noi 18 siamo responsabili della coerenza scientifica. E sono qua a parlarvi proprio di quella fetta di storia scientifica iniziata praticamente con l'uomo, che riguarda la misura, come quantificare in un linguaggio universale il risultato di una misura.
E incominciamo da un grande italiano, vedremo che gli italiani sono importanti in questa piccola parte delle scienze sperimentali. Cosa ci diceva Galileo? Misura ciò che è misurabile e rendi misurabile quello che non lo è. Questa è la chiave del progresso scientifico, essenzialmente. Dobbiamo riuscire di un fenomeno a predirlo e poi a misurarlo e a quantificarlo in modo tale che possa essere riprodotto da chiunque. È importante che un risultato sperimentale non valga per una volta e mai più, perché vorrebbe dire che non c'è una sostanza alle spalle sufficiente a garantire quel risultato. Io mi occupo, proprio come direttrice scientifica, di metrologia, cioè della scienza della misura. Misura in ogni settore della scienza e della tecnologia. Quindi un campo che si sta espandendo esponenzialmente, perché è partita dalla fisica, essenzialmente, dalle misure di lunghezza, dalle misure di massa, per arrivare ora a coprire la medicina. La medicina è un campo dove la misura e la misura sensata è estremamente importante per il singolo. Tenete conto che valutiamo che il 20% delle persone in trattamento per pressione arteriosa troppo alta non avrebbe affatto bisogno di quel trattamento e probabilmente c'è un 20% di persone che non è sotto trattamento e lo dovrebbe essere semplicemente per errore di misura o per l'utilizzo di strumenti di misura, apparecchi di misura che non sono stati in qualche modo tarati, quindi leggono un numero che non è coerente con il numero letto da uno stesso strumento prodotto dalla stessa ditta, ma che ha avuto una vita, un utilizzo differente. Ci piace ovviamente, essendo di base ricercatori, ricordare che la metrologia, scienza che è poco nota nell'ambito delle materie scientifiche, in realtà è stata ricchissima di premi Nobel. Sostanzialmente la misura accurata, la misura la più accurata possibile, proprio il cuore della fisica. E incomincia la fisica al decimale successivo. Chi dice questo è Steve Chu, premio Nobel per la metrologia nel 97, e ministro del primo governo Obama, ministro per l'energia. C'è un numero spettacolare di premi Nobel che hanno lavorato presso istituti metrologici come il mio non ha ancora vinto il Nobel e posso dire che nell'immediato non corriamo questo rischio, ma insomma si cerca di lavorare in questo. Quindi è esperimento al massimo livello scientifico possibile. Ma c'è un lato estremamente rilevante nel nostro mestiere in cui la scienza deve servire a garantire un'equità negli scambi commerciali. Vedete, queste sono frasi di Franklin. Il commercio tra nazioni deve essere equo e solidale in qualche modo. Questo è proprio un concetto importante. Quando noi compriamo un chilo di arance, dobbiamo essere sicuri che si tratta di un chilo di arance e non di qualche cosa che ne è un'approssimazione. Pensate quando acquistiamo benzina o liquidi di questo genere. Allora diventa veramente le cifre in ballo nel nostro sistema. Quindi noi abbiamo dei rapporti proprio come istituto, sia col Ministero della Ricerca, che è il nostro vigilante, sia col Ministero delle attività produttive, perché da noi parte tutta la catena, ad esempio, delle camere di commercio. Noi diamo un riferimento in Italia per tutte quelle che sono le unità di misura. Ci sono perdite commerciali aggiuntive proprio dovute all'utilizzo di campioni di misura differenti tra il paese esportatore e quello importatore.
Anche in Europa, quindi nell'ambito dell'Unione Europea, ci sono delle differenze anche significative. Nascono talvolta dei momenti di attrito, ad esempio tra Italia e Spagna, proprio sul commercio delle arance. Perché quantificare il peso di camionate e camionate di arance è un problema di misura estremamente rilevante. E non per niente ho scelto una slide che vi sarà totalmente incomprensibile, che è in cinese, perché grandi problemi tra comunità europea e Cina nello scambio di beni è proprio dovuto al fatto che non abbiamo un linguaggio comune. In realtà, se voi notate, in questa slide, scritta in caratteri assolutamente cinesi, c'è una zona in cui potete riconoscere dei simboli noti, il chilogrammo, l'ampere, il kelvin, il metro, il secondo. Quindi anche con la Cina, con cui siamo sempre in grande difficoltà, anche la Cina ha adottato un linguaggio comune, che è quello delle unità di misura del sistema internazionale, o SI, che è caratterizzato da 7 grandezze fondamentali. La lunghezza, il metro, la massa, il chilogrammo, il tempo, cioè il secondo, quindi il tempo, che misurare il tempo è sempre uno degli argomenti più affascinanti da toccare, la corrente elettrica, quindi tutta la parte di elettromagnetismo che abbiamo nelle nostre vite, ormai ne siamo pervasi, la temperatura, il Kelvin, la quantità di sostanza, la mole, e l'intensità luminosa, la candela. E la candela è proprio l'unità di misura di cui ci si serve per misurare il colore. Dalla candela parte tutto il discorso della colorimetria e della misura del colore. Quindi abbiamo attenzione anche per quello che è il comportamento visivo dell'illuminotecnica, essenzialmente. Questo linguaggio comune è così importante per noi uomini, per noi persone, da avere inserito nella placca sul Pioneer 10 e sul Pioneer 11, che è stato lanciato nello spazio sperando o temendo di incontrare una struttura aliena, in qualche modo, una placca che riassumeva ciò che noi siamo. E in questa placca allora c'è un uomo, una donna, ma c'è un'unità di misura. Ed è questo particolare in alto, che adesso vi faccio vedere ampliato, che è una rappresentazione schematica, ovviamente, della transizione in perfine per inversione di spin dell'idrogeno. L'idrogeno è l'elemento più abbondante dell'universo. Si è pensato che dell'idrogeno, che poi è una struttura molto, molto semplice e basilare, una cultura aliena ne dovesse essere a conoscenza, questa inversione di spin dell'atomo di idrogeno permette di descrivere un'unità di lunghezza pari a 21 centimetri, e quindi stiamo dicendo alla cultura aliena: guardate che noi misuriamo il nostro mondo con questo metro. E difatti queste unità di misura sono quelle che permetteranno alla eventuale cultura aliena di interpretare tutto il quadro rimanente dell'informazione sull'uomo. Quindi è un'informazione estremamente rilevante, permea tutta la nostra vita, perché da quando vi alzate al mattino fino alla sera effettuate miliardi di misure senza che ve ne rendiate conto. Guardate l'orologio, comprate qualcosa, alzate il termostato, state in realtà effettuando delle misure di temperatura, di corrente, di quello che volete, le state adattando al vostro essere. Quindi da sempre, dal baratto essenzialmente, è stato necessario definire un modo
per definire dei campioni di misura, dei riferimenti. Questo è un papiro antichissimo del Libro dei Morti, in cui compare per la prima volta una bilancia. La bilancia pesa e confronta il cuore del morto con una piuma di pavone. Questo per dire che per entrare nel regno dei cieli egiziano, questo cuore doveva essere più leggero di una piuma di pavone. Questo vuol dire che nella cultura egizia la bilancia e il confronto del peso di due oggetti era già ben noto, era così noto da diventare espressione artistica in qualche modo in questo paese. Anche una regola sacra. Anche regola sacra. Le unità di misura sono state in buona parte in mano ai sacerdoti, certo. Come tutta la scienza di millenni. La conoscenza, ecco, più che forse scienza è la conoscenza in qualche modo. E voi sapete, gli egizi sono famosi per le loro piramidi. Ecco, tutto questo è stato costruito definendo un'unità di misura, il cubito, che era un'unità di misura che si basava proprio sul braccio. E venivano creati, li vedete qua in basso, dei rudimentali, ma non così rudimentali, riferimenti, una sorta di metro campione dell'epoca. Tenete conto che il faraone imponeva la ricalibrazione di questo metro campione ogni anno all'architetto, pena la morte. Perché quando si trattava di andare a costruire un oggetto di questo tipo, alto 150 metri, con una base di 230 metri, con milioni di blocchi di pietra, un errore, anche trascurabile, sulla misura di questi oggetti avrebbe reso la piramide alquanto instabile e non avremmo ancora adesso la possibilità di ammirarla. Queste unità di misura riflettono profondamente il modo di pensare di una società. Quello che vedete, questa sorta di campana rovesciata, è un'unità di massa cinese dell'epoca egiziana. Quindi la Cina aveva sviluppato, come sempre, al proprio interno, con una cultura degna di studio assolutamente, dei propri riferimenti di misura totalmente differenti nella forma e nella sostanza rispetto a quelli egizi da cui noi deriviamo. Sull'altro lato della diapositiva vedete una bilancia. Questa bilancia è stata ritrovata a Pompei. Quindi questo fragilissimo sistema per confrontare due pesi. Uso il termine peso, se tra voi ci sono dei professori di fisica me ne scuso, perché non è un peso, è una massa. Il peso è la forza che viene applicata alla massa. Però noi tranquillamente parliamo di una bilancia per pesare dei pesi, ecco, per questo che mi permetto questa. La Magna Carta nel 1215 riporta: ci deve essere una sola misura in tutto il reame. Quindi il reame si rende conto, il potere, diciamo, rende conto che perché il sistema funzioni è necessario un sistema di riferimenti di misura che siano gli stessi all'interno del reame stesso. E vi faccio il caso della metrologia della lunghezza, perché abbiamo già un pochino iniziato in questo senso con l'architetto condannato a morte dal faraone egiziano, in qualche modo. E qua possiamo vedere la yarda. La yarda è un sistema di misura della lunghezza creato sulle dimensioni di Enrico I d'Inghilterra, re potente, re determinante nella storia d'Inghilterra, vissuto intorno all'anno 1100 e
definiva come distanza di riferimento per tutte le misure all'interno del Regno d'Inghilterra la distanza tra la punta del suo naso e il pollice, quello che è il raggio d'azione sostanzialmente di un guerriero armato. 1101. L'uomo come campione. Ovviamente è la prima risorsa a nostra disposizione, avere qualche cosa che ci appartiene e che è utilizzabile immediatamente. Il cubito degli egiziani, quindi dal palmo fino al gomito, era una distanza di misura che ancora adesso noi utilizziamo. Quando dobbiamo fare una misura un po' veloce, che non abbiamo nulla a disposizione, esattamente come misuriamo a palmi. Così si fa in un attimo, ecco, ovviamente si fa in un attimo, non è molto accurato, ma dipende soprattutto dalle dimensioni fisiche di questo re. Esatto. Quindi un re, un peso, una misura. E questo è un elemento è un grosso passo in avanti. Perché identificare comunque un'intera nazione con un sistema di misure che dipendono dal re vuol dire un momento di ordine all'interno del territorio, che rappresenta un passo in avanti. Ora però questo re, re lunga vita re, però cambia il re, cambiano tutte le misure e quindi il problema c'era. Si è tentato di fare qualche cosa di più democratico, diremmo ora, cercando di evitare il riferimento con il re, ma prendendo ad esempio, come in questa slide, le prime... Allora, si calcolava l'unità di misura prendendo il foot, esattamente, la piede medio dei primi 12 uomini che uscivano dalla cattedrale di Canterbury nel giorno di Pasqua. Allora, questo si introduceva un certo sistema random, perché erano i primi 12 uomini che uscivano, cambiavano, però erano 12 e quindi si faceva una media. Non si prendeva un soggetto che poteva essere altissimo, bassissimo, con due fettazze così. Era una soluzione più democratica e in qualche modo statistica. Non durò molto a lungo, perché il potere bene o male si rende conto di quanto è importante poter controllare i commerci sulle proprie misure. E quindi, in sostanza, fino alla rivoluzione francese, ogni regno in Europa ebbe i propri riferimenti di massa per il peso e di lunghezza e questi erano sostanzialmente differenti, anche del 60%. Quindi altro che ne compro due e ne pago quattro, insomma, come quasi un problema di questo genere. E soprattutto il problema delle masse per gli scambi di cibo diventava un enorme problema. Garantiva l'uniformità su territori anche molto grandi, perché il Regno di Francia era una superficie estremamente significativa, coperta dallo stesso tipo di sistema di misura, però il sistema in sé faceva sì che ciascun paese andasse con le proprie unità di misura. Cosa succede? Arriva la rivoluzione francese, spazza via i re in qualche modo e questo è il momento di crisi del sistema. Ci vuole un cambio di passo che svincoli il sistema di misura dal re. Chi lo fa? Un imperatore, Napoleone. È Napoleone che spazza l'Europa con quello che si chiamerà il sistema metrico decimale. Quindi un sistema che non dipende da Napoleone stesso, ma che è basato su un sistema
su un altro punto di riferimento. Allora, vediamo come cambia il paradigma. Di nuovo per la metrologia, cioè la scienza delle lunghezze. Abbiamo visto l'uomo come campione, o meglio il potente come campione. E passiamo alla Terra. Un uomo del 1789 cosa può pensare di più assoluto, di meno variabile? Il pianeta, in qualche modo. E va a definire l'unità di misura della lunghezza con la distanza, una distanza che dipende dalle dimensioni del pianeta. Cosa fanno Pierre-François Méchain e Jean-Baptiste Delambre? Misurano il pezzo di meridiano che va da Dunkerque a Barcellona, facendo una fatica improba. In un anno, 1789, di terribili cambi e di terrore. Passano più tempo in galera che fuori dalla galera, ma essendo scienziati tosti, compiono l'opera e si arriva a misurare questo pezzo di meridiano e da questo desumere un'unità di lunghezza. Un'unità di lunghezza che quindi ha la Terra come campione. La Terra non è un essere umano, è sempre la nostra buona, vecchia e cara Terra. Quindi un qualche cosa di indipendente dal sistema del singolo paese. Passo enorme nella cultura. Il sistema è anche decimale e questa è una chicca, perché se voi vedete, questo è un orologio su 10 ore. Tutto il sistema è decimale. A scuola, all'elementare, impariamo a tradurre il decametro in decimetro, il centimetro, sempre per passo 10, meno le ore. Le ore hanno questo sistema, 12, 24, 60 minuti e così via. Neppure Napoleone ci è riuscito. L'unica traccia di questo grande sconvolgimento, di questa effervescenza, è questo orologio conservato a Parigi di un'ora decimale, che non ha avuto fortuna, non penso, nessuno più non ne fa. Non a nessuno, cioè... Beh, è utile, perché se chiedo a qualcuno di dirmi le 17:52 quanti secondi sono, deve incominciare a moltiplicare e cose. Non è un'operazione così semplice. Sarebbe molto più semplice ed efficace poter dividere o moltiplicare per 10. Sposti la virgola e vai. E invece questo non è stato accettato. La società deve essere pronta ad accettare il cambiamento. Se non c'è questa condizione, questa precondizione, lo scienziato può avere l'idea più brillante possibile, ma questa viene accantonata. Sono tantissimi gli esempi nella scienza la più alta di invenzioni che vengono accantonate, perché nessuno ne coglie il significato vero. Ci vogliono 80, 90, 100 anni prima di arrivare. Quando Franklin inventò il grammofono, che diede vita all'industria musicale, non sapeva assolutamente cosa farsene. No, non sapeva, era lì. Quando venne inventato il laser, nessuno sapeva cosa farsene. Era una specie di esercizio così di capacità, di dominio della materia, ma non aveva nessuna applicazione pratica. Adesso la nostra vita, dal supermercato in avanti, è piena di laser, puntatori, non puntatori, quello che volete. Ritorniamo a pesi e misure. Allora c'è bisogno di avere dei sistemi materiali che siano di riferimento per tutto il mondo. E questo arriva molto dopo Napoleone, nel 1875. Dovete tener conto che
tra Napoleone e il 1875, di botte ce ne siamo date tante, ce ne sono state parecchi di sussulti rivoluzionari contro rivoluzionari, come li volete. Nel 1875 17 nazioni concordano di adottare un nuovo sistema. Viene firmato un trattato diplomatico e questo trattato diplomatico viene detto Convenzione del Metro. Viene firmato in Francia perché la Francia è la nazione in cui il concetto di sistema metrico nasce, per quello che abbiamo visto prima, però un trattato diplomatico. 17 nazioni, tra cui l'Italia. E a me fa molto piacere, io sono piemontese, c'è una firmetta piccolina, Costantino Nigra. Piemontese, canavesano, quindi allora nostro ministro degli esteri. E si creano dei campioni materiali. Siamo nell'epoca della metallurgia, si è in grado di manipolare leghe platino-irridio. La lega di platino-irridio ti permette di creare delle barre di lunghezza e dei cilindri per la massa considerati inalterabili. E quindi questo permette a queste 17 nazioni di fare riferimento dei campioni materiali supposti invariabili, immutabili nel tempo, purché conservati in condizioni opportune. Questo campione di massa in particolare ha un nome, si chiama IPQ0, che sta per International Prototype of the Kilogram Number Zero, ed è conservato ancora adesso a Sèvres in una cassaforte chiusa da tre chiavi in mano a tre persone differenti. Quindi una cosa parecchio difficile da capire per chi oggi viaggia su web, no? Che ci sia ancora questo fossile di una società come fu. E allora andiamo a rivedere cosa succede. Siamo nel 1905, un genio, Planck. Planck è sostanzialmente la figura scientifica che cambia la fisica, introduce il quanto di energia, e per quanto riguarda la nostra piccola fettina di scienza delle misure, dice in un suo articolo: guardate, con l'aiuto delle costanti fondamentali abbiamo la possibilità di definire unità di lunghezza, tempo e massa e temperatura valide in ogni tempo, in ogni luogo, per qualunque cultura, anche aliena. Questo è scritto in tedesco, questa è una mia traduzione. Cosa è successo? Con i campioni materiali conservati a Sèvres, la fisica ha scoperto delle leggi fondamentali in cui compaiono delle costanti. Legge di Boltzmann: l'energia di un corpo è proporzionale alla temperatura attraverso una costante che non cambia. L'energia di un fotone è proporzionale alla sua frequenza secondo una costante, la costante di Planck, mica per niente che Planck ha questa intuizione, e non cambia, questa costante compare sempre e ricompare in altre relazioni fondamentali della fisica. Quindi l'intuizione fondamentale di Planck è quella di dire: allora facciamo un passo, un ulteriore cambio di paradigma, lasciamo perdere il pianeta, che ora noi sappiamo essere tondo, ma mica poi tanto tondo, c'ha tutte i suoi tormenti, le sue cose. Andiamo invece a vedere che cosa ci offre la scienza. La scienza in questo momento ci offre le costanti fondamentali. E siamo nel 1900, intorno al 1910, insomma. Il lavoro di Planck è databile quell'epoca all'incirca. Nel 2018
siamo pronti a passare a un sistema di riferimenti basato sulle costanti fondamentali. Ci sono voluti 100 anni buoni. E ancora adesso incontriamo molte difficoltà di cui poi magari vi racconto. Abbiamo parlato di misura di una grandezza per mezzo di una costante fondamentale. Allora, l'esempio, il primo esempio di questo è stata la misura della distanza Terra-Luna. Come si misura la distanza Terra-Luna? Allora, è possibile farlo se abbiamo la tecnologia per atterrare sulla Luna, mettere un volgare catadiotro, di quelli dei vostri, delle nostre automobili, in grado di rinviare nella posizione di partenza un fascio di luce impulsato. E allora noi sappiamo che la distanza percorsa è data dalla velocità per il tempo necessario. Ma sappiamo che la velocità della luce è una costante, quindi è nota da altro esperimento. E quindi per la prima volta misuriamo una distanza, anziché con un campione materiale che era un pochino scomodo, effettivamente, attraverso una costante fondamentale, la velocità della luce. 1983, quindi di nuovo un esperimento in cui la tecnologia ha raggiunto una maturità tale da permetterci di portare sulla Luna un catadiotro, tornare indietro, lanciare un segnale luminoso e misurare il tempo trascorso tra lancio e ritorno. Ma allora la metrologia della lunghezza che cosa è diventata? Beh, siamo partiti dall'uomo come campione, siamo passati attraverso la Terra come campione e adesso arriviamo a dire che il metro è la lunghezza del tragitto compiuto dalla luce in un intervallo di tempo pari a 1 sulla velocità della luce. La velocità della luce nel vuoto viene definita come valore numerico, viene prima misurata con i sistemi di riferimento vecchi, viene un risultato 299.792.458 metri al secondo. Si dice bene, buono così, facciamo la foto, rimane quel valore fissato e lo utilizziamo per definire il metro. Questo è per darvi il sapore di come funziona la definizione di un'unità di misura con una costante fondamentale. Quindi noi sappiamo che esiste una legge che lega la distanza e il tempo attraverso la velocità. Questa è meccanica banale, non è né meccanica quantistica né null'altro, e questo ci permette con la luce di definire quindi il metro attraverso la propagazione della luce nel vuoto. E difatti 1983, costanti fondamentali e un campione che viene realizzato e che noi conserviamo all'INGRI mediante che cosa? Un laser elioneon stabilizzato con riferimenti a una transizione della molecola dello iodio. Io non voglio insistere sui particolari troppo tecnici, li metto sulla trasparenza perché chi di voi, certo, ha il gusto per queste cose possa ritrovare degli elementi, però non è questo che mi interessa. E allora andiamo a misurare quello che è difficile da misurare, il tempo. Allora, la lunghezza è una grandezza che più o meno noi riusciamo a dominare bene, no? Il palmo, il piede, ma il tempo. Che cosa bisogna avere per misurare il tempo? Allora, per misurare il tempo bisogna avere un oscillatore, cioè un sistema periodico che oscilla tra due posizioni, possibilmente senza smorzamenti, quindi in perpetuo, ed essere in grado, quindi questo,
questo oscillatore che va avanti e indietro scandisce il tempo in qualche modo, impiega un tempo fisso a compiere un'oscillazione completa. Devo contare quante volte questo sistema oscilla per avere un'unità di tempo. Vi faccio l'esempio, ovviamente il maestro è Galileo con il suo esperimento con il pendolo. Questo è un elemento di cultura. Ma l'orologio più antico, che cos'è? La meridiana. Dove l'oscillazione qual è? Quella giorno-notte. Tup. Si ripresenta una oscillazione al giorno. Con Galileo si va a creare l'orologio a pendolo e si riesce a scandire il tempo a colpi di una oscillazione al secondo. Quindi si ha un modo per scandire e quindi misurare il tempo. Ci vogliono quasi 300 anni per arrivare all'orologio al quarzo, stato solido, dove le oscillazioni nel secondo sono più di 30.000. Quindi da un'oscillazione al giorno si passa a un'oscillazione al secondo e poi a 32.000 oscillazioni al secondo. Quindi un oscillatore impazzito, velocissimo nel suo periodo. Nel 55 si arriva a dominare l'atomo di cesio e a individuare un'oscillazione tra due stati dell'atomo di cesio che scandisce 9 miliardi di oscillazioni al secondo. Allora il pettine per misurare il tempo diventa estremamente fine. Siamo nel 55, sono nata nel 55, quindi è un anno che mi preme moltissimo. Adesso dove siamo? Adesso siamo agli orologi ottici, con un numero di oscillazioni che è 1 milione di miliardi di oscillazioni al secondo. Quindi il progresso nella misura del tempo è stato impressionante. È valso 4 Nobel, quindi non sono degli esperimenti assolutamente facili da maneggiare. E uno dice, ma perché? Beh, perché se voi volete che l'aereo su cui viaggiate atterri senza farvi fare un sobbalzo, dovete dominare il nanosecondo. Quindi la nostra civiltà si muove ormai con un tempo così veloce che anche il riferimento di tempo deve essere sufficientemente accurato per garantire delle applicazioni che sono quelle di tutti i giorni. Con gli orologi ottici siamo in grado di darvi l'accuratezza per il vostro GPS, cioè per quel sistema di localizzazione che è nelle vostre automobili, che vi fa tanto comodo e che però funzionicchia. Tante volte sbagliate di 1 metro, tante volte sbagliate di 3 metri e sbagliate l'incrocio, tipicamente, ecco. Questo è dovuto al fatto che dal campione in laboratorio che batte 1 milione di miliardi di oscillazioni al secondo, sul vostro sistema di riferimento c'è qualche cosa che è meno accurato. Quindi la definizione del secondo è ancora collegata a un numero, che è questo numero magico della transizione tra due livelli iperfini dell'atomo di cesio 133. Quindi siamo su un valore di costante fondamentale che è stato grosso modo fissato nel 1955. Quindi fino a oggi sono 3 le unità di misura del sistema SI, 3 su 7, che dipendono da costanti fondamentali: la lunghezza, il tempo e la candela, che non ho trattato, e di questo mi scuso enormemente, anche perché la mia è l'unità in cui ho lavorato tutta la vita
e quindi non mi sono, come dire, ho avuto una sorta di timidezza nel proporvela per non... Allora, vediamo un po'. Il sistema internazionale di unità, questo linguaggio comune, viene creato nel 1960, ha 7 unità fondamentali, le abbiamo già più o meno guardate. Di queste 7, 5 riguardano la fisica: lunghezza, massa, tempo, corrente elettrica e temperatura. Questa è fisica e ingegneria, essenzialmente. Quantità di sostanza è la chimica. L'intensità luminosa è la sensibilità dell'essere umano alla luce, che non è solo fisica, è anche fisiologia, perché noi vediamo la luce attraverso i nostri occhi e quindi attraverso il comportamento di un essere che varia. Siamo, per quanto riguarda intensità luminosa, ancora al riferimento che è l'uomo. Abbiamo definito l'occhio campione, che è un occhio medio, che non è nel mio, nel suo, ma è definito in qualche modo accettabile. Allora, possiamo andare avanti. Salto un po' di cose, perché sennò il signore che viene dopo di me protesta giustamente. Con queste 7 unità di misura, noi riusciamo a quantificare tutte le altre unità. Per esempio, la velocità è una distanza fratto il tempo. Quindi avrà come unità il metro fratto il secondo. Non lo chiamiamo in nessun modo particolare, ma ce ne sono alcuni invece cui usiamo dei nomi particolarissimi. Quindi definiamo un insieme di unità coerenti e siamo, con questo noi ci picchiamo di essere in grado di misurare qualunque cosa, dall'intensità della luce di un LED, al colesterolo nel sangue, alla dose equivalente di reattori esterni, insomma, un po' di tutto. Valida ovunque nel mondo. Mi dispiace che su questo sistema le slide stanno venendo. Quanti stati utilizzano questo sistema di misura? 97. Non sono tantissimi. Li vedete qua colorati in qualche modo. L'Africa è spenta. L'Africa è spenta e stiamo facendo sforzi molto intensi perché anche l'Africa raggiunga un livello di misura accettabile. Non per altro, per non essere derubata, se volete. Semplicemente per quello. Sono 97 stati, 4 organizzazioni internazionali, ma è il 97,6% dell'economia mondiale. Quindi è una cosa praticamente tutta. Quindi una condizio sine qua non per il commercio su scala internazionale. Ed è un linguaggio comune che adesso verrà, ed è anche un linguaggio che inizia a essere la base del sistema qualità mondiale. Se voi lavorate in un'industria, ora si produce in qualità. Bisogna rispettare determinati protocolli, bisogna rispettare determinati riferimenti di misura e dare i risultati in termini di queste unità di misura. Sono costi aggiuntivi che hanno però un grosso ritorno, perché il vostro prodotto viene accettato ovunque. Ora dovrò correre come una pazza in questa cosa. Abbiamo detto, il tempo è definito con la transizione per fine del cesio, 133. La lunghezza è definita con la velocità della luce. Ma la massa, il primo dei campioni, com'è definito? È ancora e tristemente definito col platino iridio. Quindi con questo campione conservato a Sèvres. Allora, che cosa è successo? Tutte le altre copie di platino iridio presenti negli altri stati si è visto che derivavano, cambiavano nel tempo in qualche modo. Ma allora è scientifico pensare che quel
platino iridio a Sèvres non sia cambiato? No. Va contro il comune buonsenso, non è neppure scienza, è proprio semplicemente buonsenso. E in effetti quello che si è verificato è stato nel 2014 che si è riusciti a quantificare che dal 1875 al 2014 questo campione mai usato ma solo conservato era cambiato di 35 microgrammi. Che, oddio, è il peso dell'ala di una mosca su un chilo di platino iridio, quindi una cosa irrisoria. Però è cambiato. Ed è cambiato in una società che in questo momento si occupa di nanotecnologie. Quando tu maneggi nanotecnologie, il nanogrammo, per te interessante, è la massa che ti interessa manipolare in qualche modo. E se il campione varia di 35.000 nanogrammi, allora Houston hai un problema. E quindi siamo passati anche per il chilogrammo a una definizione che si basa sul conteggio degli atomi di silicio in una sfera. È tra i 5 esperimenti più difficili del primo decennio del 2000, del terzo millennio dell'umanità. Allora, andiamo a contare gli atomi di silicio in una sfera di silicio monoisotopico, sbagliando a contarli di meno di 30 granelli su 10 miliardi di granelli in un metro cubo di sabbia. Quindi un'impresa titanica. È stata fatta con uno sforzo internazionale, che ha visto la sfera realizzata in Russia, misurati i parametri reticolari a Torino, misurati altri parametri in Australia, messo tutto insieme in Giappone e il tutto validato negli Stati Uniti. Uno sforzo mondiale, ce la si è fatta, siamo pronti, a novembre si cambia. Anche il campione di massa materiale, il platino iridio, viene sostituito. Non dalla sfera di silicio, ma da un metodo per contare gli atomi di silicio in una sfera. Quindi non un nuovo campione materiale, ma un sistema di misura in grado di... E qui finisco, perché sennò il mio collega... Oi. Mi dispiace, ce ne sarebbero ancora tante cose da dire, ma devo fermare. Sappiamo che abbiamo capito che è un campo infinito e affascinante, veramente, di un interesse straordinario. Che dobbiamo fare? La rinvitiamo? Ci ritroveremo? No, vi invito io a Torino. Noi faremo proprio in concomitanza del convegno diplomatico a Versailles per la nuova definizione, faremo una settimana Open Day a Torino, una serie di eventi che vanno dai giocolieri alle cose più scientifiche, proprio per segnare e informare il paese di questa cosa. Vogliamo anche non rimanere chiusi nelle gallie, cioè a Torino, ma vogliamo fare addirittura un treno che viaggi con un esperimento e tocchi le principali città dell'Italia tutta, sostanzialmente. Il nostro è un paese molto ricco di riferimenti di misura, perché se pensate a come era frantumata l'Italia in 1001 e Staterello, praticamente in ogni dove si riesce a trovare la vecchia unità di misura dello Stato Pontificio, il Regno delle Due Sicilie, quello che volete, insomma. Quindi è possibile pensare a un qualche cosa che tocchi tutti. Vorremmo, spero che i colleghi universitari ce lo concedano, offrire 2 ore di seminario in tutti i primi anni delle facoltà scientifiche, sì, per informare gli studenti universitari di questo cambio. Saranno gli ingegneri del futuro. Certo. Che come l'architetto sotto i faraoni dovrà utilizzare, certo, questa
Vedo già segni di nervosismo sul fondo. Quando accadrà questo cambiamento? Dal 13 al 16 di novembre di quest'anno, 2018, a Versailles, ci sarà la firma di questo nuovo accordo diplomatico e noi proponiamo per l'Italia un'attività di informazione su questo cambio epocale. Certo, è proprio un cambio di paradigma che dobbiamo a tanti colleghi che hanno lavorato nei laboratori per anni per misurare una cosa talmente difficile da misurare. 30 granelli di sabbia in 10 miliardi, su 10 miliardi di granelli. Una domanda velocissima. Sì? Alla luce di questa necessità di cambiamento delle unità di misura, l'unità di misura per un fisico significa strumento di misura, come cambieranno gli strumenti? Allora, la cosa difficile da spiegare, ma la ringrazio della domanda, è che tutto deve cambiare, ma nulla deve cambiare, perché il costo... Il Gattopardo, esatto, proprio il Gattopardo, perché il costo economico per le industrie di un cambio di unità di misura sarebbe insopportabile. Quindi noi dobbiamo, d'altra parte, se noi cambiamo un sistema avendo effettuato delle misure col vecchio riferimento di misura, il vecchio riferimento di uso è coinvolto nella misura stessa, quindi il cambio è naturale che non ci sia. L'utilizzo della costante fondamentale è un cambio di paradigma, perché questo vuol dire che invece di lavorare per le misure della massa alle dimensioni del chilogrammo, possiamo pensare di fare delle misure dimenticandoci il livello del chilogrammo e lavorando sul nanogrammo, che è quello che interessa alle nostre nanotecnologie. Finito. E noi contiamo di lavorare molto, dico noi perché noi siamo una comunità molto coesa, abituata non a farci la guerra, ma a collaborare. Noi dobbiamo concordare, non dobbiamo avere riferimenti differenti. Quindi, grazie a voi della pazienza. È una cosa...